Vara, poi un complimento. E quando la famiglia cristiana sembra la Pravda? C'è qualcosa che non va a sinistra, non a destra. Perché non è così, cioè... Non può essere così, cioè, la sinistra, il povero Bersani, quando Berlusconi cominciava a insultare tutti dicendo quelli là sono sovversivi, anti-italiani, disfattisti, e Bersani gli ha detto deve riposarsi di più. È come se Churchill guardando Hitler diceva la vedo pallido, cioè, secondo me non puoi fare una cosa del genere, devi essere, non è un tuo nemico, perché la parola nemico si usa in guerra, e per cui non è una guerra, è una, bisogna ricordarsi che è una battaglia politica, civile, però è un avversario, gli avversari vanno combattuti, non vanno condivisi, cioè, e la combattere, l'arma della dialettica impone anche un filo, sì, di ironia, ma anche di intervento un po' pesante, cioè devi dire, quando lui dice a sinistra c'è una mucchiata, dice Berlusconi, proprio quel termine lì dovevi usare. Sì, ma è come dire che Berlusconi che accusa la sinistra di una mucchiata è come se quella Kate Moss dicesse basta con la cocaina, cioè ma non si può, cioè bisogna avere qualcuno che dica no, guarda che le ammucchiate fino adesso le avete fatte voi, ma è anche bene nel senso che sono riuscite. La sinistra l'unica volta che ha fatto uno scandalo è uscita quella cosa tristissima del Cinzia Gate, quella roba del sindaco di Bologna che è avvilente, una cosa fatta, una storia di una che sembrava Maga Magoda giovane che ha fatto il botox a mezzo labbro perché non aveva i soldi per finire l'altro, e questo sindaco che andava in giro col bancomat a prelevare per portarla a Cervia con la Duna a fare un weekend con i ticket restaurant. Ma dove cazzo siamo? Ma dico, ma stiamo scherzando o che cosa? Ah. La sinistra gli scandali se li fa li deve fare bene. Zoccole, mignotte, aerei e spigole. E via. Se no è inutile. Secondo me, gli scandali si fanno, se no non li fai. Il modello un po' di comunicazione dominante della sinistra degli ultimi anni, secondo me, è stato Fassino, diciamo, come forza, come impatto. Mi dispiace veramente tanto. È uno di quelli che è mancato e non lo sa. Fassino, poveretto, l'hanno sempre trombato all'ultimo momento, sempre Dorando Petri, cioè quello, il Dorando Petri agli ultimi metri sta per tenere il traguardo, lo spostano e gli passa avanti. Persino Franceschini, che se tu chiami Franceschini, chi? Cioè non sai ancora oggi, non sai più chi è. Fassino è imbarazzante, cioè anche nell'ultimo TG1 dove gli hanno detto di documentare quelle le frasi dette da Fini, io me lo ricordo col TG1, gli hanno dato anche uno spazio, a parte che poi è andata via la linea. Hanno parlato Gasparri, Cicchito, poi è andata la linea, Fassino era da Torino, via, è sparita la linea, poi è ritornata e lui ha ripetuto le frasi di fine, adesso vedete voi, ma come vedete voi, cioè, non stiamo parlando mica dei Grissini, stiamo parlando di una cosa importante, no? E Fassino è un problema anche morfologico, secondo me, quella sua fisicità implica che la gente quando lo vede, prima di stringergli la mano, si tocca i maroni, cioè... Perché ha una fisicità difficile, cioè, e veste anche in una maniera che, cioè, ruba dai cassonetti Caritas, lui, cioè, non ha mai, vive in Italia, un paese di gente che ha fatto la moda, Armani quando lo vede dice ma vaffanculo, cioè, ho lavorato 20 anni per voi e adesso vi va in giro col calzino corto, il pantalone alto e il mocassino beige. Persino l'ottimo Vespa, stiamo parlando di un professionista della minchiata, Vespa quando lo inquadra lo vede su sta poltrona bianca, lui bianco, sembra uno, cioè sembra che lo vengono a proteggere quelli della Lipu nell'intervallo, gli danno le goccine, cioè, è una specie protetta ormai Fassino, no? L'hanno fatto ambasciatore ONU, l'hanno mandato in Birmania, i birmani l'hanno guardato e detto noi siamo a posto così, grazie, a posto così. Questa è parodia, in questo caso, perché prendiamo la fisicità di lui, per cui la parodia non è malvagia, secondo me, ogni tanto fa ridere. Se prendi la Russa, che sembra Fifurnio, quello di quella Gianni il Magico Alberman, e chi se, i più giovani non se lo ricorderanno, era un telefilm vecchio che c'era con lui che usciva dalla foresta, un fauno incazzato, e la Russa è un ministro della difesa che va sempre all'attacco, cioè non si capisce perché attacca tutti, si dice che cazzo vuole fare, vaffanculo, ce l'ha con tutti. Allora questa è la parodia che Fiorello ha fatto della Russa, è una ottima parodia secondo me. La satira è un'altra, andare a vedere che la Russa che poi va alla difesa era un picchiatore fascista e la cosa nessuno se lo ricorda più. Ma lo era, ma lui lo ammette, non è che lo nasconde, siamo noi che dimentichiamo. Tutto lì.